Si può essere invisibili? Mi guardo intorno. Guardo questa gente che mi circonda. Sembrano felici nelle loro vite fatte di lavoro, speranze, famiglia. Piccole cose, oggetti da comprare, frasi da dire, decisioni da prendere ogni giorno. Perché io no? Perché non riesco a chiedere semplicemente quanto costa quella sciarpa rossa? Perché? Perché nessuno mi vede? Prima seduta della paziente Sonia Palagi, nata a Nonantola, Modena, 30 anni. Lavora saltuariamente come geometra in un comune della periferia e si è rivolta a me in qualità di psichiatra per capire se è utile iniziare una terapia con ansiolitici per alleviare i sintomi di una forma di depressione minore. Personalmente ritengo che Sonia sia un soggetto perfetto per la sperimentazione di una nuova terapia farmacologica. Ho attivato quindi il protocollo sperimentale in doppio cieco. Sonia è la paziente numero... Le ho già consegnato il primo flacone di pillole. Sonia, per questa sperimentazione, è semplicemente perfetta. Nessuno mi ha mai detto sei perfetta. Deve essere stato quel suo vestito. O lei che è così raffinata ed elegante. Quella foto nel suo studio, quella bambina probabilmente è sua figlia. O forse è tutta quella luce. Mi piace l'idea di essere perfetta per qualcuno o per qualcosa. Ma ora sto così male. Quinta seduta di Sonia Palagi. Bene, sta procedendo tutto bene. Il farmaco sembra non avere effetti collaterali. Quello che ero adesso non esiste più. Nonantola, la mamma, i miei fratelli. C'è qualcosa nella mia testa che mi impedisce di pensare, di concentrarmi. È come se un liquido denso avesse riempito ogni parte del mio pensiero. E la mamma voleva portarmi da una sua amica. Sono sentita grande quando abbiamo preso la bicicletta. Andando verso l'abbiamo passati per il parco. Lei si è voltata e mi ha detto, muovila, sei lenta, lenta. Perché è vero, io sono sempre... Bene, sto davvero bene, dottoressa. Poi tra l'altro adesso a casa mia ci sta anche una mia amica. È ospite a casa mia da un po'. È una mia vecchia amica di Nonantola. Eravamo amiche d'infanzia, Nonantola. Guardandola mi viene in mente com'era. Ciao! Una brava persona. Sono a casa. Molto buona, molto gentile. Un po' semplice. Vuoi mangiare? Forse. Decisamente, decisamente semplice, sì. Comunque, parlando d'altro, le piacciono le mie nuove scarpe? Sono andata a fare shopping l'altro giorno. Incredibile, mi provavo tutti i vestiti e mi stavano davvero molto bene, come non mi sono mai stati. Quella mattina mi sono svegliata presto. E dove sei, brutta stronza? La mamma aveva parlato davanti alla televisione, talenti, in un parco c'era che erano i compagni di scuola che ridevano tutti, ridevano tutti, ma mi prendevano in giro. Volevo piangere, ma non ce la facevo. Dobbiamo resistere a tutti i costi. Dobbiamo resistere a tutti i costi. I risultati finali della sperimentazione dimostrano che il farmaco funziona. Non ci sono stati effetti collaterali. Il farmaco può essere lanciato sul mercato.